Allora, oggi farò un video completamente diverso dai soliti. Non sarà una ricetta in sé per sé, ma andremo insieme a fare la spesa al supermercato. Quindi vedrete realmente quello che io compro ogni settimana al supermercato. Quindi frutta, verdura, cereali, legumi, insomma, la mia alimentazione settimanale. Su cosa si basa? Andiamo a vederlo insieme. E poi fatemi sapere voi come vi organizzate per fare la spesa. Se la fate anche voi una volta alla settimana o se invece andate al supermercato più volte a settimana. Secondo me questo era un bel video da fare, infatti per questo adesso vi farò vedere perché ci sono, diciamo, dei trucchetti per consumare prima alcune verdure, consumarne poi altre, diciamo, nei giorni successivi, quindi prendere le cose, insomma, che vanno male prima rispetto alle altre, ma comunque cercare di riempire il frigorifero con tanta buona frutta e verdura, soprattutto quello, poi chiaramente anche cereali, legumi, eccetera, per proprio curare noi stessi. Quindi stare bene con il nostro corpo significa curare l'alimentazione al 100%. Ma adesso andiamo a vedere e poi fatemi sapere che ne pensate. Allora, attualmente il frigo è così, vedete? E non perché non compro le cose, ma perché tendo a finirle tutte. Quindi io faccio realmente la spesa per tutta la settimana. Il sabato sì, il venerdì sera si svuota. Qui c'è l'impasto per la pizza che praticamente lo tengo sempre perché a me piace fare una piccola focaccina, e qui c'è un formaggio vegano, insomma, mi piace moltissimo tenerla al posto del pane. Olive, qualche fungo, limoni, i mirtilli immancabili. Ma vedete che tutto è vuoto perché abbiamo finito tutto. È venerdì sera e domani andiamo a fare la spesa. Eccomi qua. Allora, io sono pronta. È sabato mattina e adesso andrò a fare la spesa. Quindi, se siamo pronti, andrò a fare la spesa in due posti diversi. Poi ognuno ha una sua organizzazione. Ma vi farò vedere appunto cosa metto nel carrello per la mia spesa settimanale per tutta la settimana. Quindi, io normalmente vado una volta alla settimana, faccio il carico, il pieno e poi suddivido le cose nel frigo, quelle che consumare prima, quelle dopo. In questo modo andrò solamente una volta alla settimana a fare la spesa. Andiamo? Pronti? Andiamo! Allora, sono le 8:40, il supermercato apre alle 9. Comunque io adoro venire in questo orario perché veramente trovo tutta la frutta, la verdura. E è vuoto praticamente, quindi ci sarò solo io e qualche altra persona, ma comunque sono pronta, quindi tra un pochino entriamo. Via! Finalmente entriamo nel mio reparto preferito, frutta e verdura. Pere e mele con me. Mango e poi avocado che sono qui della zona. Fragole. Allora, qui ho trovato la rucola e il kale nel frattempo, che ve lo volevo far vedere. Però la cosa che mi dispiace è che c'è tanta plastica, ma adesso vi faccio vedere il banco delle verdure libere, senza plastica. Ananas. Questa qua. Limoni. Allora, qui due opzioni. Avete due opzioni. Vabbè, l'origine è sempre del paese dove sono, però il primo, questo confezionato, la prima categoria, state attenti perché anche in Italia c'è scritto quando ci sono scritti che sono trattati, lasciate stare. Io mi sono informata, questi libri così che sono più grandi, sono diversi, vedete? Sono molto diversi dagli altri, non sono trattati. Gli asparagi. Guardate che bella varietà di pomodori che ci sono, quindi prenderò un sacco di pomodori. Le melanzane, le zucchine, i peperoni, i cetrioli. Questa è la parte che mi piace di più perché hanno i loro prodotti, diciamo, locali, è bellissimo la presentazione, è bellissimo tutto il banco che hanno, guardate quante cipolle. Inizierò a riempire il carrello, dieta, i porri. Loro sono pazzeschi. Dove siete? Sono attaccato questa. Ok, vai. Aglio fresco. E poi prendiamo la menta. Qui avete tutti i legumi che volete.
Insalata per me, che sono un'assidua, ma tutti siamo assidui consumatori di insalata a casa. Olè. Il mio carrello sembra un orto. Prenderemo i broccoli. Delle carote fresche. Carciofi presi. Cipolle mie. Poi vediamo cosa prendiamo. Prendiamo l'aglio, però quello che piace a me, Imperio, questo qua. Ok, ora che abbiamo trasformato il carrello in un orto, possiamo andare a vedere altre cose. Allora, questo è un latte che mi piace veramente moltissimo. La soia non è OGM, non ci sono zuccheri e sono solo tre ingredienti. E non scherzo. Dov'è? Eccoli qua, vedete? Quindi non c'è quell'olio, insomma, che si sente poi all'interno dei latti, insomma, cercate di guardare quello che più vi piace. Anche questo d'avena è molto bello, mi piace molto perché è l'avena locale, cioè nel senso, questo ve lo dico per farvi vedere, insomma, vedete? Acqua e avena. Fine degli ingredienti, fine, quindi e senza zuccheri ovviamente. Mandorla anche, che mi piace moltissimo. Latte di riso, sicuramente questo lo conoscete perché è italiano, buono se cercate il latte di riso. Allora, agave, qual è la differenza tra questa e questa? La quantità di zuccheri. Quindi, questa ha circa, sono 105 zuccheri. Lei invece ha 77, eccola qua, 77 di zuccheri, ok? Sempre su 100 grammi di prodotto, quindi sicuramente molto meglio questa. Zucchero di canna integrale bio, ok? Dietro, non raffinato, ok? Quindi lo vedete anche perché il colore è così. Una cosa che trovo molto interessante è questa, la prendo spesso, sono 100% integrali questi fiocchi d'avena e c'è scritto, vedete, senza glutine certificato, a differenza, adesso vi faccio vedere, dell'altro che sono la stessa cosa integrali ma non è certificato, quindi sono due cose molto molto simili, fate attenzione. Passata di pomodoro. Basta, vabbè, tutto quello che volete voi. Io andrò a prendere quello integrale. Mi piacciono molto anche queste, che sono quelle di legumi. Pesci rigorosamente in vetro, senza additivi e senza sale aggiunto. Riso sicuramente 100% integrale. Il basmati integrale. La quinoa. L'aceto di mele, questo qui mi piace tanto, bio, senza filtraggio. Olio. Ah, siamo al reparto acqua, voi direte perché ci fai vedere il reparto acqua? Perché io sono fissata anche per l'acqua. Cioè, nel senso che vado a vedere qua dietro il residuo. Vedete? Residuo secco 27. Per me questa è perfetta. Tra le farine, la segale, questa per fare il pane. Allora, normalmente qui invece vengo per prendere la frutta secca e altre cosette, insomma. Ok, andiamo. Diciamo che è abbastanza più conveniente, trovo più scelta per la frutta secca. I miei amici preferiti, mirtilli. Le banane, che io adoro, quindi ne prenderemo un bel po'. Una delle cose carine che hanno fatto qui, non so se c'è in Italia ancora, ma è un... Insomma, duty free, quindi vegano. Comunque ci sono tantissime alternative, quindi tutte quante vegane, quindi potete avere un'ampia scelta. Devo dire che questo è, cioè, assolutamente stracciatella da provare, vegano. Per le bevande vegetali potete veramente scegliere tutto quello che volete, questo è buonissimo, ma anche insomma gli altri ce ne sono. Ce ne sono veramente tanti e finiscono prima degli altri, quindi ottimo, ottimo. Queste sono le spezie, mi piacciono molto questi, io prenderò questo, il curry, 100 grammi, 90 pence, economico. Frutta secca, quindi mandorle buonissime queste, poi prenderemo, dove siete, noci pecan, che sono qua, e poi le anacardi. Ok, per la lavastoviglie io prenderò queste, quindi sono praticamente plant-based, vedete, quindi sono vegane. E dietro c'è, dovrebbe essere il coniglietto felice. Questo è, voglio questo qui, aloe vera e limone, sempre, vedete, vegano. Allora, sono appena tornata.
ho distribuito tutto quanto all'interno del frigorifero. Vi farò vedere perché ci saranno, diciamo, ci sono delle cose che ho lasciato fuori e quelle saranno le prime cose che io andrò a mangiare durante la settimana. E poi tutto il resto, l'ho messo praticamente all'interno. Quindi adesso vi faccio vedere. Ok, allora il frigo è stato composto così. Sotto praticamente ho messo tutte i carciofi, l'aglio, le cipolline, una di insalata lì, la rucola, io l'ho messa così, così mi ricordo sempre di prenderla, cipolle, carote un pochino sotto. Poi qui ho messo tutta la parte della frutta, quindi pere, mele e arance. Queste sono le arance, quelle molto grandi da mangiare subito. Poi qui ho inserito tutto il resto, quindi a me piace molto fatto così perché io diciamo che ci tengo, ecco, ad avere sempre tutto quanto pronto e disponibile. In questo modo devo dire che è molto molto comodo. Partendo dall'alto ho messo alcune zucchine, questi sono i porri, la menta, quindi la mentuccia, poi no, la mentuccia, scusate, la menta, il prezzemolo, la bieta lì. Qui so che ci sono, insomma, vedete, tutto il resto, quindi peperoni, pomodori, carote, eccetera, melanzane. Quindi sapete che a me piace questa cosa perché è una sorta di arcobaleno, quindi so che quello che c'è qui poi va nel mio, insomma, nel mio stomaco, quindi io sono questo alla fine. Però è una cosa molto importante per dirvi che è importante variare, ok? E è importante tantissimo rispettare quello che è l'arcobaleno della natura, insomma. Poi ho messo alcuni avocado qui, quelli più maturi, quindi quelli che sono già pronti, ok? Tutto il resto li terrò fuori perché l'avocado normalmente va fuori frigo. I funghi, lo zenzero, gli asparagi, i fagiolini, questi sono i cetriolini piccoli. Laggiù abbiamo i broccoli, va bene. E poi sotto abbiamo tutto quello che è la varietà di frutti rossi, limoni. Qui ho messo degli spinaci, purtroppo non riesco a trovarli quelli lunghi adesso. Trovo solo questi, però insomma li apro. Quest'altra parte io ho messo le bevande vegetali. Qui dietro ci sono i formaggi, insomma, vegani che normalmente utilizzo. C'è l'aceto, poi qui alcune cose, pomodorini magari da prendere così e nulla. E qui sopra, cosa ho messo? Quello che mi rimane, olio viso Arianna, vabbè, cioccolato. E questo è l'unica cosa che è senza olio di palma, senza grassi idrogenati, che la tengo lì come scorta. Tipo, avete visto che per fare Pandoro, Panettone e Colomba, questa è una cosa che voglio farvi vedere perché c'è scritto, andate a vedere dietro, per vegani. Il resto io ho aperto le confezioni e l'ho messa all'interno dei contenitori, quindi per primo andrò a fare spinaci, kale e vabbè, l'insalata. Questi sono gli avocado che dovranno rimanere fuori perché non sono ancora pronti. Mango, che sarà il primo frutto che andremo a mangiare. Poi vabbè, ci sono delle arance, insomma le banane, tutto quanto, insomma l'ananas fuori e le patate e la patata rossa americana. Allora, qui ho messo il burro di cocco, lo tengo sempre bio, spremuto a freddo, eccetera, per la pelle. Poi magari un giorno vi spiegherò come faccio. Raramente, vabbè, ci faccio qualche ricetta. Burro d'arachidi senza olio di palma, senza zuccheri, eccetera, senza sale. Vabbè, lavare frutta secca, semi di papavero, semi di chia. Dietro che ho un sacco di cannella e zenzero, mandorle. Quindi questo per dirvi cosa? Questa è la mia spesa settimanale, quindi chiaramente noi siamo quattro persone, quindi siamo due adulti e due bambini. Regolarmente facciamo attività fisica, quindi andiamo sempre in palestra, eccetera. Insomma, si cerca di seguire uno stile di vita sano, quindi che fa parte sia l'alimentazione e sia l'attività fisica. Detto questo, potete farla tranquillamente anche a casa, oppure farvi una corsa fuori, fare degli esercizi, insomma, quello che volete voi. L'importante è che riuscite ad abbinare quello che è al 100% un'alimentazione sana con un'attività fisica, quindi con il movimento. E questo video era soprattutto per aiutare magari tutte quelle persone che ogni volta mi chiedono cosa mangi, cosa non mangi durante la settimana, eccetera. Io ho realizzato un corso dove spiego, diciamo, tutto questo, ma
Credo che un primo approccio, scusate, visivo, di quello che compro realmente al supermercato, credo che possa essere utile a tantissimi. Perché in questo modo magari uno si rende conto quando si parla di variare gli alimenti o si parla di arricchire la propria alimentazione con tantissima frutta e verdura, vedete insomma che le cose poi alla fine io le faccio realmente così. Quindi stare bene è una cosa che piace veramente a tutti e vorrei vedere insomma. E quindi dovete sapere che con un'alimentazione 100% vegana si sta veramente da paura, quindi ci si sente forti, energici, pieni di vita e anche quando ci si alza al mattino, passati quei 5 minuti così, si sta veramente da paura. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto, sempre Go Vegan. Io vi abbraccio, ciao! Ok, allora un piccolo esempio di come potete, diciamo, fare il pranzo poi una volta tornati a casa, io spero vi piaccia. Praticamente queste sono delle idee per fare, vengono chiamate delle Buddha Bowl, ma io comunque ho aggiunto, l'ho fatta all'italiana, quindi ho fatto questa focaccia, ok? E poi ho aggiunto un sacco di cose, quindi come potete vedere, va bene amici. Allora, ragazzi, buon pranzo veramente a tutti e spero che questo video vi sia piaciuto. Go vegan!